Ci siamo! Ecco la piazza! Posso anche contare le palme forse, però non è importante. Vedo la casa di Roberto. Ecco, puntiamo qua! Qua sotto! Dall'alto è molto più bello, però l'immagine sfuma più in breve tempo. Dovremmo volare molto più in basso. Meraviglioso. Dritto là. Va bene. Abbiamo sorvolato una parte della città, una parte di Roma che avevamo cercato di invadere con le nostre azioni teatrali nel 77. Con questa iniziativa in cui speravamo e auspicavamo un'invasione di tutti gli spazi della città che non erano più teatrali in quanto spazi metropolitani che servivano per sviluppare le azioni teatrali, ma era il teatro che si poneva come un fatto, come un modello organizzativo, come un modello sociale, prima che come un modello artistico. Certo, dalle iniziative di dove il dato utopico era fortemente sottolineato, cioè non ci interessava in fondo fare il teatro, ma dimostrare la possibilità che il teatro potesse essere fatto dappertutto all'occupazione di altri spazi, e cioè per esempio all'occupazione di spazi che potessero contenere una folla urbana molto più estesa, molto più vasta. Adesso ci stiamo dirigendo verso Tor di Valle, su quel cavalcavia da cui Dino non si buttò. Dino Giacalone, l'eroe mancato di questa spettacolare esibizione, avrebbe dovuto gettarsi al volo su un camion di passaggio, ma all'ultimo momento preferì rinunciare. Del resto gli spettatori non erano poi tanti da rischiare l'olocausto. Bastava in fondo aver suggerito l'idea, e l'idea di questa serie di iniziative di I era un vasto piano di occupazione a largo raggio della città, trasformata in un grande teatro di posa, in una città del teatro con performance dislocate ovunque. Nello stadio olimpico, nella piscina del Foro Italico, in un night club, sui tetti di una casa di via Flaminia, in un deposito abbandonato di San Lorenzo. Ad accorgersene non furono in molti. La sortita all'aperto, organizzata dal B72, si svolse per lo più in un clima carbonaro di invisibilità. Di fatto, l'altro teatro stava cercando di compiere un nuovo mutamento di rotta. E fra i piloti di questo mutamento c'era Simone Carella, con il suo precedente bagaglio di esperienze. Questo è un viaggio sentimentale. In quelli che sono i miei personali miti, quelli che hanno costituito il mio immaginario, no? La Monty Young mentre suona The Well-Tuned Piano, Salamat, Ali Khan, Mayakovsky a Città del Messico, Mao morto purtroppo, Malingham, una foto della Grand Union, Victor Cavallo, una foto con dedica, la morte di Danton, autodiffamazione. Se continuiamo a guardare queste foto si può ricostruire un po' una piccola storia dei miei spettacoli. La cosa più che si è detta di più sugli spettacoli che ho fatto è quella degli spettacoli senza attori. Infatti qui, per esempio, autodiffamazione, c'è la sedia vuota.
Non è che poi noi abbiamo voluto sostituire agli attori qualche altra cosa, per esempio il fatto che sempre di più la luce è diventata un elemento fondamentale, non era perché si andava a sostituire a qualche altra cosa, ma perché si è più precisamente lavorato sulla percezione. Lavorando sulla percezione, che è un tipo di comunicazione più profonda che non invece la comunicazione con un testo attraverso un parlato, eccetera. Tra l'altro non era una cosa che scoprivamo noi, perché quando io ho fatto Fuochi d'artificio, in effetti mi sono meravigliato non della capacità di Balla di immaginare, 120 cambiamenti di luce in 3 minuti, ma del fatto di come lui abbia scientificamente proprio usato e strumentalizzato quello che era l'impianto illuministico di un teatro tradizionale, cioè usando le luci di ribalta, le luci da sopra, le luci laterali, eccetera. E allora da quel momento si è aperto come un grande universo su cui poter lavorare, dove procedeva di pari passo il lavoro sullo spazio, il lavoro sulla luce, e da questo punto di vista, cioè la capacità che ha la luce di indirizzarsi, proprio di approfondire il discorso sulla percezione, penso che l'abbiamo realizzato con Iperurania, in cui era lo spazio intanto era inequivocabilmente delegato agli spettatori, cioè tutto lo spazio teatrale, tutto lo spazio del beat o qualsiasi altro spazio era occupato dal posto per gli spettatori, che erano appunto queste poltrone. Non c'era un possibile spazio che poteva essere delegato per esempio ad una qualsiasi azione. Mentre anche in Morte Funesta, negli altri spettacoli precedenti, lo spazio per gli spettatori era uno spazio così indeterminato, indifferenziato, no? Cioè uno arrivava e vagava, diciamo, in questo spazio, non aveva una sua posizione precisa. Invece in Iperurania lo spazio era fortemente predeterminato dalla presenza appunto di queste sedie, tutte uguali, che occupavano tutta la superficie teatrale disponibile. Ecco, da queste sedie si poteva guardare, intanto esse stesse costituivano un forte elemento di suggestione, perché gli unici elementi di visione erano appunto le luci. I rapporti di scambio fra pittura, teatro e musica sono sempre stati un dato distintivo dell'altro teatro. Non sorprende quindi che un gallerista d'arte molto particolare come Fabio Sargentini si sia trasformato a sua volta in performer teatrale e abbia qualcosa da raccontarci per riempire un altro tassello di questo nostro viaggio inchiesta tra passato e presente. Sono contento che mi prendi al volo, che sono appena sceso dall'aereo per Bombay e poi qui al BIT, dove ho fatto nell'ultimo anno e mezzo 2 lavori teatrali miei. Tu sai che non è sempre stato così, no? Perché ho avuto per tanti anni una galleria d'arte famosa in tutto il mondo, si chiama L'Attico, e tutti i romani la conoscono, non solo i romani. E cos'era L'Attico sostanzialmente? Bisogna sempre in fondo ridirlo per le nuove generazioni a venire. Era un garage, una galleria garage. E come galleria d'arte era strana, perché non è che si limitasse a esporre canonicamente delle pitture o delle sculture, e faceva un discorso culturalmente più avanzato, cioè quello che ormai si dice interdisciplinare, no? Nel 69 ho aperto questa galleria, che era un vecchio garage, e insieme con Gianni Cunellis ci introducemmo dei cavalli vivi in semicerchio. E ti immagini la reazione dei critici d'arte, no? Che non si aspettavano certamente questo spaesamento. Questo per dire che cos'era il tipo di idee, così, di dibattito di idee che c'era in quel momento, ed era un dibattito sullo spazio. La galleria d'arte non è che vivesse di pareti, sai, era planimetria e stereometria, no? Per cui un garage offriva il massimo di libertà d'espressione ed anche una svolta in senso teatrale, perché in quegli anni 60 e 70 cosa si svolgeva? Specialmente negli anni 60, sotto lo... Ah, qui vado proprio... Vado no... È teatrale questo posto. Dunque, il filo del discorso era la performance. Sotto la spinta di Cage e degli happening degli anni 60 si era sviluppata una forma
di nuova espressività corporale anche e nello spazio, che prescindeva da una certa spartizione, diciamo, platea palcoscenico, spettatori, attori. Forse io facevo e portavo gli americani, sai, gli americani, i famosi americani, quindi facevo un lavoro di sprovincializzazione. Comunque era sempre un discorso sullo spazio. Lo spazio era molto importante. Gli americani importanti? E gli americani, sai, io per dire, dai musicisti ai danzatori, ai performer in senso stretto, per dire, per la prima volta in Europa ho portato la Monto Young, Terry Riley, Steve Reich, Phil Glass, e di ballerini Yvonne Reiner, per la prima volta in Europa Steve Paxton, Trisha Brown, Simon Forti, sai, erano dei festival eccezionali, non so, il primo nel maggio 69 c'erano, non so, 8 serate con questi nomi che ti ho detto, uno dietro l'altro, ogni giorno cambiava scena e cambiava autore. Nel 72 feci di nuovamente un festival di musica e danza americana, nel 74 ci fu l'apertura East West Music, quindi un incontro tra compositori americani e compositori indiani. Però il discorso è quello dello spazio. Lo spazio era importante, ma la separazione spaziale era stata abolita in nome di una percezione istantanea, immediata, che coinvolgesse lo spettatore, diciamo, in un unisono con il performer, perché il performer sentiva questa carica di energia in uno spazio che era come sudorificato, cioè si sentiva il sudore, il respiro, non c'era quella soggezione, quell'alienazione che si sentiva entrando in una galleria d'arte, in un teatro. Quante volte hai voluto strillare a teatro, no? In un silenzio proprio categoricamente osservato. Quindi c'era una reazione contro l'opera, l'opera d'arte rifinita, tableau o scultura, o opera teatrale bella e fatta, piazzata là davanti e recitata davanti a un pubblico inerte, ghiacciato, freddo. Il caratteristico passo di danza ed una musica dolce e ripetitiva tornano fin dallo spettacolo intitolato René Tom e l'anatroccolo nelle performance del calabrese Andrea Ciullo. Con Ciullo, l'arte antica dei cantastorie contadini si inserisce nel deserto urbano, scrive con il corpo un commento non privo di una sua stralunata forza poetica. È una danza calabrese che è la tarantella, però non la tarantella quella che si vede di solito, ma una danza rituale che ha origini nel 300, che è un passo che un po' rispecchia, no, i ritmi e il tempo di vita dei contadini, di alcune comunità di contadine giù in Calabria. Un ballo in tondo, ed è un ballo caratteristico proprio per questa sua circolarità, no? È quasi un passo da suite. Messo in un contesto però dei tuoi spettacoli, soprattutto da quando hai così scoperto Tom, la teoria delle catastrofe e gli spettacoli che hai fatto in dipendenza anche di questa scoperta, questo passo poi viene imbrigliato, viene messo in un contesto, direi metropolitano, chiamiamolo in maniera facile, ma però diciamo che lascia alle spalle parecchio di questo elemento meridionale per inoltrarsi appunto nel paesaggio urbano. Infatti quando ho ballato poi questa danza, questo ballo appunto in René Tom e l'anatroccolo, balletto sul mare, in effetti ero vestito in smoking, quindi con un abbigliamento, diciamo, urbano, il più urbano possibile. E questo è quello che dici, è vero, perché non mi interessava in effetti riprodurre così la realtà, e quindi la realtà dei contadini come io l'avevo ricevuta, ma mi interessava mediare, e questo credo fa un po' parte di tutta la mia ricerca, mediare con tutto quello che di contemporaneo c'è.
E queste azioni che abbiamo fatto, anche se frammentarie, poi possono essere viste anche in una direzione proprio narrativa, no? E allora all'inizio, per esempio, viene fuori la corsa, una corsa in senso rettilineo, e quindi questo elemento geometrico per linea retta, e l'ingabbiamento della macchina, cioè il dinamismo del corpo in contrapposizione alla staticità della macchina, e l'entrata in scena della macchina, una danza, lotta anche abbastanza ovvia, no? con la macchina. E nella danza vengono fuori i caratteri di dinamicità, no? Che erano già stati enunciati dalla corsa. Sì. Fra i nuovi performer, Benedetto ed Esmeralda Simonelli si sono affermati come una delle coppie più singolari. Il rischio, la violenza, la lotta rientrano quasi sempre nelle loro spericolate esibizioni, che presentano un percorso titanico di dure prove da superare. Andava bene, c'è una spettacolarità che riporta anche a quell'elemento cinematografico mitico, no, dell'America degli anni 50, è la monumentalità del mito americano, che è poi anche una monumentalità arcaica. Un grattacielo può essere benissimo una piramide, e la giungla, New York è una giungla, no? Gli animali, i dinosauri possono essere i camion. Ora, sicuramente il mio lavoro finora risentiva di una opposizione abbastanza manichea, in questo senso dogmatica, cioè dell'elemento naturale in antitesi all'elemento contemporaneo. E i termini di conflittualità erano estremistici, veramente, non... e da qui nasceva la violenza. Quali erano i termini di confronto, per esempio? I termini di confronto era un malessere, e in termini privati, anche i più ovvi, no? I più quotidiani, cioè per esempio il nostro lavoro, il dover lavorare con in grandi difficoltà economiche, psicologiche, cioè un'emarginazione della quale poi si paga continuamente il prezzo, che è abbastanza alto. E poi da questa conflittualità così quotidiana, esistenziale, attraverso la riflessione, l'oggettivazione, il raffreddamento, la speculazione filosofica, poi arrivare a una conflittualità di tipo filosofico tra la civiltà del consumo, tra la civiltà del benessere, del progresso tecnico, e una civiltà nostalgica, anche mitica, arcaica, no? Questo crollo dava il via ad uno spettacolo della Gaia Scienza che si intitolava Ensemble. Fantasisti eleganti, i componenti della Gaia Scienza, Alessandro Vanzi, Giorgio Barberio Corsetti, Marco Solari e Nunzia Camuto, rappresentano l'ala più dandy e sofisticata nella pattuglia dei nuovi performer. Un cocktail neoromantico di gioco, violenza e tenerezza.
Nei loro gesti e nei loro comportamenti, ispirati ai ritmi da discoteca e dagli squilibri della danza postmoderna, si riflette l'ultima generazione. Il critico Franco Cordelli li ha definiti i giovani Werther degli anni Ottanta. Sta, se non sbaglio, iniziando a parlare d'altro. Parlare d'altro. Si potrebbe parlare anche di quest'altro spettacolo che si chiamava Ensemble. Quello che mi viene in mente è questa, è la, il fatto che, tutto sommato, Ensemble era come un insieme di tanti piccoli particolari. Cioè era come se più che il tessuto complessivo dello spettacolo contavano tanti piccoli avvenimenti che capitavano durante lo scorrere dello spettacolo. E, insomma, è come la storia di quel generale cinese che era talmente, si appassionava talmente ai combattimenti tra grilli, era un grillo che era un campione nel suo genere, e una volta appunto il suo grillo stava combattendo con un altro grillo molto forte, lui si era talmente appassionato a questa battaglia che non si rese conto che stava perdendo una battaglia importantissima, e la città in cui lui si trovava veniva conquistata dai nemici, per cui poi alla fine fu costretto a fare a suicidarsi, insomma, come usano loro. I tetti, perché i tetti? Perché i tetti? Allora, i tetti li abbiamo scelti, cioè abbiamo scelto di fare un'azione sui tetti, perché in qualche modo i tetti sono una superficie limite, cioè sono un punto di congiunzione tra, intanto evidentemente, tra l'interno e l'esterno di un palazzo. Oh. Really? Poi, perché in un certo senso c'è anche una loro pericolosità, queste terrazze così sospese sul vuoto, e quindi il vuoto. Però non è tanto l'elemento del rischio che ci ha fatto scegliere i tetti, quindi mettere paura a qualcuno, ma era proprio invece questa dimensione del vuoto fisico, non più soltanto mentale, come hanno fatto magari anche in altri spettacoli.
dove c'era, non so, un tempo che si interrompeva, c'era il vuoto che irrompeva dentro. Invece in questo caso c'era uno spazio che diventava vuoto, cioè una delimitazione precisissima tra quello che c'era e quello che non c'era. Che poi il tetto, la cosa bella, è che è una superficie che in qualche... non è solo una superficie, ma anche una crosta che nasconde qualcosa che c'è sotto, che non si sa bene cosa sia. Sicuramente è un interno. Mi viene in mente a questo proposito, quando sono stato a New York e facevo la fila a mezzanotte per vedere un film. E là ho incontrato un mio amico che si chiama Ivan, che non vedevo da circa 3 anni. E poi mi ha portato a casa sua il giorno dopo. Vabbè. E si saliva, per arrivare a casa sua si saliva con un montacarichi. E lui abitava sul tetto, che era un enorme tetto nero con una specie di baracchetta costruita dopo, penso che fosse abusiva. Comunque per arrivare a questo tetto nero per l'asfalto bisognava passare attraverso una serie di stanzoni enormi che erano tutti popolati da un numero infinito di donne, soprattutto cinesi, perché era vicino dalle parti di Chinatown, che stavano là e in queste stanze che se ne venivano a pezzi, con questi parati a fiori, stanze immense, e che cucivano dei tessuti a fiorami molto di colori violentissimi, con delle macchine da cucire, ed erano delle pezze lunghissime che riempivano completamente il pavimento, no? Allora mi è venuto in mente che sotto questa crosta nera, che era il tetto del palazzo, si nascondevano questo brulicare di donne orientali che cucivano e producevano questi tessuti a fiori enormi, no? Che era come una... non so, mi dava quasi l'idea di personaggi mitologici, no? come le parche. No, tutto questo per dire che poi in effetti la superficie, che è quello che poi a noi interessa più di tutto, Adriano sa benissimo... In realtà poi nasconde sempre qualcos'altro, che non è comunque il caso di dire esplicitamente. Cioè, c'è un procedimento di simulazione, no? Continuo. Pa! Calcio al piede, continuo. Siamo finalmente a Castelporziano, la spiaggia dei fantasmi. Non so che dire, però, non mi suscita nessuna emozione. L'anno scorso qui abbiamo combinato un casino per 3 giorni e 3 notti, ma niente di speciale. Eravamo partiti in elicottero con Simone Carella, sorvolando la zona di operazioni dove si erano svolte, quasi in un clima di clandestinità, le iniziative di I. Ed ora eccoci a Castelporziano, dove il Festival di Poesia, organizzato dal BIT72 soltanto un anno dopo, diventa un grande appuntamento di massa nel quadro dell'estate romana. Per la prima volta in Italia, una lettura di poesie si trasforma in un grande evento spettacolare, sul genere dei festival di musica pop. Comunicazioni mie, vibrazioni mie, tutto quello che sento io è totalmente eliminato. C'è chi giudice supremo, chi dice, io non so chi è supremo, capito? Non lo fa niente, cioè non lo fa me stesso. Delle illusioni, delle cose. Adesso c'è Valentino Zecchi. Pronti? Allora, in merito al gioco della dama, all'amico Bob e alla mamma. L'interiorità è notte, gracidano gli acidi gastrici. Vorrei mandare qualcosa in poltiglia.
God. Money's your 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 God. Your gold is money. 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 You've always killed to get 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 money. Sell your soul if you had one for more money. You're always looking for new ways to make more money. You're always looking for new ways to make more money. You're always looking for new ways to make more money. You cannot have your power without money. Your minutes and years are lived for money in the beginning of your life. Word, word, was money, 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 money. Bravo, audience. I giornali seguono e commentano la Tregione di Castel Porziano con titoli cubitali. Sembrano tornati i tempi in cui Carmelo Bene dava scandalo nelle cantine. La nuova star, il nuovo divo sotto tiro, è l'assessore Renato Nicolini, che dopo aver portato il cinema sotto gli archi della Basilica di Massenzio, ha dato l'appoggio del comune a questa nuova avventura. Le polemiche pro e contro dividono anche i poeti. Mentre Antonio Porta scopre che la poesia letta in pubblico ha un altro suono, impone problemi di scrittura diversi, un altro poeta dell'ex gruppo 63, Alfredo Giuliani, si indigna per il banjo e coglionerie simili. Ma le polemiche letterarie e la gran cassa degli articoli di colore non sono nulla a confronto del clima esplosivo delle serate. Il secondo giorno la polveriera salta. Il Festival di Castel Porziano si trasforma nella Battaglia di Castel Porziano. Si sfiora la catastrofe di una chiusura anticipata, ma poi quasi miracolosamente ritorna la quiete. I poeti asseragliati nel loro albergo di Ostia possono tornare sul palco e concludere le loro letture. Anche il crollo finale del palco sotto i piedi dei poeti è un crollo morbido, senza danni, quasi un allunaggio sulla spiaggia di Castel Porziano. Un festival è la materializzazione di un sogno, un breve cerchio di luce in un muro d'ombra, scriverà poi uno dei poeti intervenuti, Sebastiano Vassalli. Andiamo a Piazza di Siena, forse è meglio. Diciamo che Castel Porziano è come movimento strutturale, diciamo, dal dentro al fuori, nasce sulla scia degli I, no? Ma è come contenuto, per così dire, nasce da un avvenimento che era successo qualche mese prima delle apparizioni, cioè le serate di poesia, le 16 serate di poesia fatte dal gennaio al maggio del 77, nel corso delle quali alcuni poeti diciamo della mia generazione, ora fra i 30 e i 40 anni, e fino a quel momento relativamente conosciuti, furono invitati da me e da Simone ad esibirsi lì in cantina nel BT 72. Poi ebbe un certo successo questa manifestazione, cioè il BT era sempre pieno, no? Ecco, allora decidemmo questa estetica, chiamiamola così, dell'apparizione, no? Decidemmo di fondarla in altro modo. Ecco, quelle letture di poesia in realtà non erano delle letture, perché erano delle specie di autoritratti, cioè i poeti mettevano in scena se stessi, erano delle specie di spettacolini che loro facevano sul loro personaggio, su come loro si immaginavano. Poesie non ne leggevano, invece poi si è passati al poeta che legge in pubblico, come mai?
Beh, non è che poesie non ne leggevano e non è che poi si è passati e poi da che leggi in pubblico. Diciamo che in questo la nostra estetica, se vogliamo chiamarla così, è sempre stata abbastanza rigida, oserei dire, no? Cioè noi abbiamo sempre detto che non si trattava di lettura in pubblico, né prima né dopo a Castelporziano, ma di, come hai detto tu, autoritratti, ovvero di un tentativo da parte del poeta di prendersi sul serio come corpo spettacolare, come veicolo conduttore di una spettacolarità. Cioè ogni poeta, diciamo così, rendeva manifesto il senso della sua poesia più che la sua poesia. Comunque tutto viene coinvolto in un'operazione, diciamo, di spettacolare, no? In cui per la prima volta diciamo l'avanguardia, almeno da noi, si incontra con i mass media. Ecco, questo direi che è la cosa più essenziale, no? Che ha determinato appunto il successo di Castelporziano e che tuttora ancora, dice, secondo me, è ancora lì presente e che va affrontata e ancora proseguita. In che modo, ecco, si incontra con i mass media? Ma direi questo, che dobbiamo capire che cos'è operazione spettacolare. Il senso moderno della parola spettacolo è questo, cioè nel momento in cui tutto diventa spettacolo, nel momento in cui non ci sono più altri valori al di fuori della spettacolarità, nel momento in cui qualunque elemento, mettiamo compresa la politica, è pura spettacolarità, credo che così lo strumento più irreducibile e più fragile nello stesso tempo, il corpo, diventa sintomatico di una condizione molto così precaria, no? della significazione. E allora, quando noi parliamo di nuova spettacolarità, che cosa intendiamo dire? Intendiamo rendere evidente, attraverso anche una crescita innaturale, per così dire, dello spettacolo, che appunto dietro lo spettacolo non c'è più un sistema di valori, non c'è più un ordine di significati al quale riferirsi, ma il significato del valore è in esso stesso spettacolo, quello è il potere, diciamo così, no? E vogliamo, insomma, ingrandendo un po' un particolare che peraltro sembra essere la totalità, ingrandendolo a dismisura, rendendolo elefantiaco, manifestare il vuoto che c'è dietro. Arrivo Carella. Ah sì, è lì. Ecco, quanto sei? I copioni dei sogni, almeno nella vita, sono difficilmente ripetibili. A Piazza di Siena, in una scenografia di luminarie da sagra paesana, da festa del santo patrono, regna la calma e l'ordine. I giornali questa volta commentano: finalmente si possono sentire anche le poesie, ma qualcuno rimpiange il clima acceso di Castelporziano. Comunque, fino all'ultimo giorno, il palco è affollato di ospiti, come in un Hollywood party, un incontro di celebrità della cultura e dello spettacolo. Lie down, die when you die, die when you die.
è vero, sì. Madre crudele e papà cretino. E allora... Registe potenti. Ma io penso che parlo poco. Davvero? Per esempio... Guarda, c'era un pezzo con una canzone, no? Vuoi vedere un pezzo dello spettacolo? Lasciare un pezzo della canzone? Un pezzo troppo, lo faccio. Siamo pronti. Vuoi sforzare un piedi? Sì? Contrazioni spastiche. Qui? Contrazioni spastiche. Denti che digrignano. 11 esemplari di una flora ormai estinta. Sono stato bene, mi sono divertito. Rovistando in un inferno abissale. È nato il fiore del mare. Danze della pioggia invalidi dal piacere. Bambini assassinati. Droghe troppo leggere. Sono stata bene, mi sono divertito. Rovistando in un inferno abissale. È nato il fiore del mare. Urli laceranti, metropoli infamati. Mosche rampicanti, chitarre a suonargli. Sono stata bene, mi sono divertita. Rovistando in un inferno abissale. È nato il fiore del male. Vittorio Vitolo, detto Victor Cavallo, ha percorso molte tappe importanti di questo viaggio nell'altro teatro. È stato attore con Vasilicò e Perlini, ha presentato con Maria Paola Fadda il Festival di Castel Porziano, ultimamente ha tirato fuori dal cassetto le sue poesie scritte su fogli d'occasione e una grinta da mattatore. Per 12 serate al Viz 72, Cavallo ha messo in scena Cabiria, un mini colossal in 12 puntate, ogni sera un soggetto diverso, anzi un film diverso, con la partecipazione di tutte le grandi firme dello schermo. Ma non era un'operazione nostalgica, un esempio indolore di nuova spettacolarità ricalcata sui mass media. Con la sua aria da ragazzo di riformatorio, le sue goffaggini, la sua faccia un po' pesta da controfigura di borgata, Cavallo faceva piazza pulita di molti miti. Ogni sera una cosa diversa, perché mi ero stancato di vivere. E allora volevo vivere. E allora appunto il fatto obbrobioso del teatro, no? Che è proprio orrendo. Cioè che il teatro è proprio una cosa disgustosa. Cioè a un certo punto ho pensato che dovevo... Sempre il fatto delle voglie, dei desideri, no? Dei desideri, che dovevo realizzare più desideri possibili. E allora se facevo uno spettacolo solo, realizzavo il desiderio solo di un sogno. Invece, andando avanti, oltrepassando il massacro dei bambini e pensando solo a me stesso, andava meglio. Allora mi sono detto che era orrendo quello che stavo facendo, perché non mi divertivo veramente più. Cioè i rapporti umani erano mostruosi. Cioè la zozzeria economica era orrenda. Proprio una falsità a tutti i livelli, no? Giustificava solo dal fatto che c'era quello è un artista, però a me non me ne fregava proprio più niente. Dall'altra parte le cose che c'avevo da dire io mi sembravano meglio, più carine, per me più forti, mi ero proprio stancato e quella stanchezza mi ha fatto proprio venire voglia di dire mamma mia, che palle, che falsità, proprio reprimere la tosse dietro le quinte dell'avanguardia senza quinta. Dover passare così, come un burattino, nell'avanguardia in cui tutto è vero. Non era vero niente, proprio un fracicume pressoché totale, no? In tutti gli spettacoli, tutti. Nomi, tutti vogliamo gli spettacoli. Dei nomi. Beh, vorrei chiamare a testimonianza Billy, no? Che ha vissuto una tournée a Mannheim, no? Orrenda, giuro. Ecco, e chiedergli che cos'è una tournée in un teatro d'avanguardia. È qualcosa di mostruoso, ma proprio orrendo. A Mannheim, dove hanno ucciso Bader, no? Vero? Campi di concentramento. Cioè, questa stanchezza per me era molto forte. In qualche modo, certo, cioè, proprio è stato un teatro di voglie, di rapidi, basta, che palle, non ce la faccio più. E questa cosa è un buon sentimento. C'è la poesia che dovrei dire, ecco. Dichiaro di non essere Macario. Stamattina, aspettando il 716, delle 6.46, fumando una sigaretta a boccate celestine, avevo bilisole negli occhi. Mi sono mormorato tra me medesimo, serpente, e intendevo,
quando ritroverò me stesso? E ripensavo a certi acidi arancioni. Quando angeli si aprivano fontanose strade, tra le facce mascherose, era estate, portavo una maglietta rossa e mi sono detto non sono morto, e in qualche modo, Dio mi ha detto, ok! No, è tutto finto, facciamo sempre così. È uguale al teatro. Cioè, io vorrei... È possibile fare un'immagine così? Ecco, questa per me è la più importante, capito? Cioè, per me sconta solo questa. Cioè, io sto con l'avanguardia. Eccola l'avanguardia. L'arte sono tutti cazzari. Questa è l'avanguardia, lo vedi? Eccola. Emiliano, ci stanno a riprendere, quello è il cinema. Emiliano, dai, fammi le ciao Emiliano, ciao, tanto loro se ne vanno, noi no. Emiliano, fai le ciao, dai. Siamo contenti di essere arrivati ultimi, molto contenti. Ciao belli. Ciao. Ci avviamo alla conclusione del nostro itinerario. È tempo di riassumere. Eravamo partiti dai tempi eroici delle cantine ricavate in spazi piccolissimi, in tane di fortuna, e arriviamo, passando per le masse oceaniche di Castel Porziano, ad una cantina faraonica, la più grande cantina d'Italia e probabilmente del mondo. I 2000 metri quadrati della piramide che Mémé Perlini e Antonella Iotti hanno trasformato da deposito merci di un grande magazzino nel loro teatro. Ci vediamo tutti pomeriggio, si decide questa cosa. Dominò, sei pronto? Sì, no. Ma sono pronto, sì, io vengo come a te. E dove passa? Dominò, ce ne presti qualche... Ma no, qui mi tocca fare pulizie, pure a me, figlia mia. Non ce la faccio adesso più. Questa cena. Io sto morendo di caldo. Va bene, ma non fa niente, se fa questo è altro quando uno va a fare l'attore. Penso che ci siano degli attori che crepano dal caldo con delle cose pazzesche addosso. Adesso siediti qua e vatti a truccare, vai. Non ti girare gli spalle, vatti a truccare lì. Antonello! Tu Vinicio, questa devi togliere, un gran turbante, che non mi piace. Siediti un po' un attimo, vediamo com'è la grandezza del vestito, dai, vieni. Siediti, e qui si fa? Così, apri il vestito, fatti vedere. Ecco, benissimo, faremo una cena divertentissima. Cosa? Antonello, come siamo lontani. Un altro teatro che va all'assalto della ribalta ufficiale, pronta del resto ad arrendersi, ad aprirgli finalmente le porte. Avevi le scarpe, pesavano le cose della storia? No. Gli hanno fatto delle scarpe, no, il costumista. Ma di che spettacolo? Sì. Dei generali della montagna, ha fatto delle scarpe molto pesanti. No, non è così, non è che fossero pesanti, non andavano bene, mi facevano male ai piedi. Allora, io ero ero vicino a, come si chiama, a quella grossa. Lei abbiamo chiesto di modificarle. Lui mi ha ascoltato, ma sì, vanno bene. Il costumista ha modificato quelle della mia amica, della mia collega e le mie la stessa maniera. E non andavano. Ho tornato a dire, non vanno, perché hai fatto questo? Lui non mi ha ascoltato. Allora sono andata in scena e ho fatto alcuni passi, poi ho detto, c'era Missiroli con lo Stato Maggiore là in platea. Ho detto un momento, mi sono
spiegata, mi sono cavate le scarpe e le ho tirate in platea. Verso il costumista. E cosa ti ha detto? Ma sentite, io non so che cosa ha detto lui. No, lui ha detto, vieni qua che te lo voglio tirare nella capoccia, ti sei messo in salvo. Ha detto? Io glielo ho detto. È Missirone che ha detto. Missirone non ha detto niente, qualche giorno dopo ha detto, lui avrà disapprovato. Invece lui, mentre io facevo questo fatto, lui diceva, che carina! Erano bianchi, non fa niente. Nessun altro manca per il collo? Non posso capire, posso intuire. Io non ho capito assolutamente. Io non so che dirti, a me tutti i fastidi dei registi d'avanguardia mi danno un fastidio pazzesco, li trovo odiosi. Sono tremendi, mi fanno schifo quasi. L'avanguardia è finita. No, ma è la parola. I registi d'avanguardia sono una cosa che avranno finito tutti. Chi è che ti piace per i registi d'avanguardia? Bob Dylan. Ah, ma quello è un cantante. Ah, che labbra, che labbra. La grande risata. Ah, io trovo tremendo. Ma Vinicio, Vinicio, tu sei uomo o donna? Ma io ho tentato di agganciarti. Non se sei uomo o donna. Se sei una donna. Ah, non lo so. Non lo sai neanche. Non l'ho mai saputo. Non si è mai guardato in basso. Sì, pensa. Dopo aver letto la... Ma per me è indifferente, sai, perché... Sì. No, ma io penso che sia più donna che uomo, perché mi accetto solamente quando vedo gli uomini. Ah, cosa pensi di Nanni? Ti piace come regista? Ma non è che sia un grande genio. Elisa va lì. Gentile? Senti, Marina. Anche con Fellini con le scarpe, gli dice Fellini. No, Fellini gli ha detto non voglio più lavorare con lei. Come ti ha detto sugli stivaletti rossi? Ma discuti sempre sugli stivaletti rossi. È andata a farsi vedere un paio di stivali rossi. Ma no, lui ha voluto la fotografia degli stivali bianchi. E poi non so dove sono andata a finire. No, ma ti ha detto, ma se vieni a lavorare con questi stivaletti rossi ti prendo. Sì, bianchi. Rosso e bianchi. Mi dici il destino? Domani, cara, alle 5 vieni a casa mia e ti farò le carte. Non costa molto. No, gratis a te. Ma soffrirò? No, dopo quello che hai fatto per il teatro dell'opera, cara, gratis per tutta la vita. Cara! Per tutta la vita, ha fatto venire John Sutherland in Italia. Niente. Io ti faccio una casa del cielo, Agnese. Ma il teatro dell'opera quando non c'era lei non valeva niente, ora che c'è lei. Agnese, io ti faccio la casa del cielo. La carta del cielo? Tu sarai Porzia, tu sarai Jessica. Tu sarai la cameriera dello spettacolo di Vicente. Tu lavorerai con noi negli uccelli. E anche tu. Non è vero perché io lavorerò nel mercante. Ah, tu fai sì il gobbo. Ma io farò l'ucupa. Farò il mio altro ucupa. Ah, che voglio. Il vino, che gioia. Wine. Vuoi vino? Tira le carte. Tesoro, prima voglio tirare tre carte a me. Io detesto fare le carte, specialmente dei cattivi cartomanti. Non mi va. 5.000. No, porta male. 4.000. O sei molto bravi oppure non si fanno le carte. 3.000. 2.000. Grazie. Dottore, 500 lire e non sei carte. Con 500 lire non voglio le carte fatte da cialtroni. Le carte devono fare i bravissimi cartomanti. Neanche ti sento. Guarda, non ti voglio sentire. È vero, ma per 500 lire, insomma. Vabbè, per 500 lire vai. Sì, dai. Guarda, l'ho visto chiedere. Maria, soldi, qua. Soldi, soldi. Carattere avaro. Denari, sento. Denari. Personalità poca, dottore. Vada avanti. Disponibilità, mi lega la disponibilità del raccomandatore. Fammi vedere la carta, che è proprio quella che ci voleva, Costanina. È questa che ci voleva, mica quella. E tu lo sai che è sempre quella che esce per lui. È stata sempre l'unica. È vero. E cioè? Non lo so, è un assistente da poco tempo che c'è, ancora non ha imparato quando deve entrare. Un lieto fine come nella favola di Cenerentola che sposa il principe azzurro.
Ma non tutte le favole si chiudono con un lieto fine. Così, anche per la nostra peregrinazione tra i progetti e i miraggi dell'altro teatro, preferiamo lasciare aperta la possibilità di scegliere tra i due finali che vi proponiamo, tra il finale rosa e il finale nero. Non ci riuscirò mai, mai. Non ci riuscirò mai. Mai. Chameron. Un po' di nuovo così. Ah, niente, sta niente a fa. C'è una strana storia tra Buster Keaton e Charlie Parker. Erano due disgraziati, la Charlotte invece no. E non ci riesco a truccarmi come questo, non ci riesco. È impossibile. È impossibile. Una storia, Buster Keaton, Charlie Parker, Cherry Chaplin, Charlot, tutta una storia terribile. Sono i dannati della terra, questi che cercano il paradiso. Parlo di Buster Keaton e di Charlie Parker, non di Cherry Chaplin. Allora i dannati, i veri dannati, ho cercato di fare nell'ultimo spettacolo, che era il 33° canto del paradiso, no? 33° del paradiso, l'ultimo canto. Avevo cercato di far capire che c'è un paradiso, una fede desiderata proprio nella impossibilità dell'esistenza. E allora ciò che mi interessa non è Charlot, cioè Charlie Chaplin mi fa schifo, perché Charlie Chaplin è... con l'avvento del sonoro, a me interessa Charlot. Buster Keaton lo amo, però adoro la solarità di Armstrong e Charlot. Ma amo di più Buster Keaton e Charlie Parker e Billie Holiday e Rimbaud e Baudelaire. Cioè tutti i dannati della terra che sono esclusi da questo paradiso desiderato in senso molto ironico, perché sanno benissimo, sapevano benissimo, come io so, che non esiste. Allora vorrei rifarmi a... l'ultimo spettacolo che abbiamo fatto a Piazza di Siena, che era il 33° Non crollarmi corona, il 33° Paradiso si chiamava, per cui era un fatto sia di droga che di alcolizzati che di anonimi alcolisti alcolizzati eccetera eccetera. Perla! Passano pochi vino che già la faccio giù. Ho morendo di sete. Vino rosso.
Questo vino rosso autentico lo fanno proprio con le cartine vere. È come la cocaina, che non è boliviana, ma è proprio fatta chimicamente dagli americani. È la stessa cosa. Allora, io sono molto, 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 vedi, anche la corona mi cade, molto, 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 come si può dire, deluso. Siamo dei e ci muoviamo nello spazio profondo. Corriamo dietro ai tuoni, ci pettiniamo e aspettiamo la fine del mondo. Mentre tu, povero uomo, non sei niente di speciale, devi anche lavorare, puoi chiedere perdono. Siamo dei figli del sole. Anch'io qualche argomento. Ho un amico che è un campione di rock, che riesce a ballare per tre giorni e tre notti senza doversi fermare. È un altro che ha la voce da basso e con una mira che ti stacca la coda di un cane e con un sasso se lo tira. E poi io